La panchina del Teramo tra Giacomo Modica e Giovanni Zichella. Se non siamo al 50-50 tra i due contendenti, poco ci manca. Ma la novità di queste ultime ore è che l'allenatore siciliano sembra aver recuperato molto terreno, con Zichella che invece, in maniera speculare, di terreno ne sta perdendo, e anche parecchio. Dell'incontro che avrebbe dovuto portare al prolungamento dell'allenatore dell'ultima partita della stagione, ancora nessuna traccia. Il filo diretto con la dirigenza rimane comunque, ma anche a livello formale, oltre che sostanziale, andare ad incontrare Modica a Roma e rinviare l'appuntamento con Zichella, data da destinarsi, è un segnale abbastanza forte. Zichella è convinto comunque di poter ribaltare la situazione che lo vede sfavorito, appena ne avrà l'opportunità. Ma con Modica il Teramo avrà presto un nuovo appuntamento per andare ancora più a fondo rispetto ai discorsi già intrapresi martedì. Per il momento si va verso un altro weekend durante il quale si faranno le valutazioni del caso, e nella considerazione che altri profili potrebbero anche spuntare fuori nelle prossime ore, rendendo, se possibile, la scelta per Capitelli ancora più complicata. Ma di tempo non ce n'è ancora molto, l'allenatore va individuato il prima possibile per iniziare a lavorare sulle linee da seguire nel mercato estivo, che vedrà un sostanzioso restyling. Tanti gli addii, infatti, con parecchi contratti che andranno a scadenza il 30 giugno e non saranno rinnovati. Poi ci sono da considerare quelli che un contratto lo avranno anche nella prossima stagione e che, come nel caso di Amadio e Caidi, potrebbero però lasciare la casacca biancorossa. Ma per iniziare a dare in là le vere e proprie trattative serve che ci sia un progetto tecnico ben definito, e per questo occorre un allenatore. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per riempire la prima e più importante casella della stagione.